Un negozio di bambole che di giorno si muovono meccanicamente e la notte prendono vita guidate da una fata. I ritmi della colonna sonora del film di Walt Disney è Encanto, che esalta l'unicità dell'essere umano. Danza classica e moderna, saltando tra sogno e realtà, nello spettacolo di fine anno della scuola di danza On Stage, diretta dalle insegnanti Taissia Cozina e Cecilia Tini. Cecilia Tini, 10 mesi di lavoro dietro questo saggio e possiamo dire risultato spettacolare. Sì, assolutamente. Le ragazze e i ragazzi della scuola di danza On Stage felicissimi, un grande successo, tutto è andato per il meglio e siamo veramente contenti. È quello che serve dopo davvero tutti questi mesi di lavoro e di impegno da parte di tutti. I contenuti di questo spettacolo? Questo spettacolo si è diviso in due parti, una prima parte classica, la seconda parte riguarda Incanto. Nella prima parte classica abbiamo fatto il balletto di Fairy Doll, che fa parte proprio del repertorio della danza classica, dove si parla di una bottega che di giorno ha delle bambole mosse come automi, quindi meccanicamente dalla bottegaia, di notte tramite la magia di Fairy Doll, poi prendono vita e quindi danzano in autonomia. Taissia Cozina, non solo classico però. Sì, nella seconda parte abbiamo scelto per quest'anno il tema di Encanto, un classico Disney che affronta appunto le varie diversità dei caratteri, delle personalità, con delle musiche molto belle, molto coinvolgenti. Infatti il cartone Disney è ambientato in Colombia, perciò le musiche sono belle, belle vivaci. Allievi dai 3 ai 20 anni hanno rapito il pubblico con spontaneità, brio e plastica coralità nei movimenti, meritando generosi applausi in una performance durata oltre 2 ore al Teatro Circus di Pescara. Adesso Taissia Cozina si comincia subito a lavorare per il futuro. Sì, stiamo già piene di idee, di progetti. Infatti una delle nostre sedi, cioè quella di Montesilvano, si sposterà a settembre e avremo una bellissima nuova sede. E seguiteci! On Stage è presente a Silvi Marina presso la palestra Le Dune e a Montesilvano, dove è in fase di apertura una nuova sede.